Mario, spiegami perché questa videochiamata quando potevamo vederci al pub? Perché queste videochiamate non sono rintracciabili. Lo ricordate, Omar? Mi ha parlato di Artemisia. Avete presente la cocaina? Ecco, Artemisia fa la stessa cosa 100 volte meglio. E con questo? Lui mi ha fatto capire che in Europa si venderebbe a 3 volte tanto. Io ste cazzate non ne faccio. Vi do 24 ore per pensarci, poi domani alla stessa ora mi dite cosa avete deciso. Non ho bisogno di 24 ore. Io ci sto. Niki, ci sei? Cosa hai deciso? Io non ci ho dormito tutta la notte. Oh mio Dio, ma sempre più cagasotto! Queste non sono cazzate, Barbie! Non è la stessa cosa di vendere caramelle al parco! Niki, nessuno ti sta obbligando, eh? Comunque io ho detto sì. Oh, sei vivo? Se non ti dispiace, mi piacerebbe capire bene come organizzeremo la cosa, tutto qua. Dai, Lorenzo è in linea, proviamo a chiamarlo. Ma come neanche stasera? Ma pallina! Ma pallina! Cucciolotta! Mi manchi! Ma quanto mi ami, sì, quanto? Sì, lo so che stasera devi studiare. Non di più. Che poi tra l'altro, Niki, cioè, l'avrai capito pure te, no? È lesbica, ma fino al midollo! Cioè, e tra l'altro, secondo me... Le piaccio pure. Ah, figurati. Ma no, è lesbica, è una succhia fregne. Cioè, le piace la fica. Lo sai che ho lesboradar. Ragazzi, mi sentite? È lesbica. Come te lo devo dire? Segui il mio labiale. Le piace la patata. Eh? Non è vero, piantala. Vedrai, vedrai se non ho ragione. Dai, ragazzi, parliamo di cose serie. Ecco appunto, Nick. Cosa hai deciso? Il cagasotto qui vuole sapere prima il piano. Vabbè, giustamente. Or dunque, il piano comincerebbe proprio con te, Nicola. Dovresti contattare telefonicamente il signor Testa. Te lo ricordi, sì? Sì, il banchiere di Zurigo. Di Lugano, comunque vabbè, non importa. Lo contatti e gli parli di Artemisia, però senza parlargli già di soldi. Poi vai da Majid e prelevi la roba. Sì, e dopo dove la metto? Stavo pensando ai case delle tue tastiere MIDI. Perfetto, poi le spedisci in un ufficio postale di Lugano. Ah beh, abbiamo il genio qui che ce le sgamano subito. No, perché Artemisia è una droga nuova e quindi i cani della dogana non sono ancora addestrati a riconoscerla. Se no, come ti spieghi che uno spacciatore qualsiasi la possa far arrivare direttamente da Dubai così, tranquillamente? Figo. Oh ragazzi, stacco un attimo che c'è mia sorella che mi chiama e vado a pulirle il culo e arrivo. Vabbè, d'accordo. Io intanto ne approfitto per chiamare Vanessa. Dopo, caffè? Oh sì, caffè. A dopo, pallino. Dai, a dopo, saluta Vane. Va bene. Ci siamo sentiti ieri, che cazzo vuoi? E quell'occhio? Che ti è successo? Niente. Ho dato al grassone una ripassata. Quante bottiglie ti sei bevuto? Non farmi la morale, eh? È certo che te la faccio. Potresti dare qualche soddisfazione a mamma ogni tanto. Se le lavo sempre i piatti. Intendo dire che dovresti trovarti un lavoro. Guarda che non tutti hanno il culo che hai tu, eh? Con quel bel faccino che hai poi. L'avresti anche tu se non te lo facessi gonfiare ogni sera. Come sta mamma? Dorme. Gli ho spedito i soldi per le bollette, vi sono arrivati? Sì, ma non bastano. Ma come non bastano? Erano 200 euro, Matteo, 200 euro!
pare di sì. Ma ti rendi conto che mi sto spaccando la schiena per voi? Dimmi che non te li sei bevuti. La mia vita è una merda, Nicola. Vaffanculo. Ragazzi, mia sorella ha cagato verde. Cioè, è pesto quello. È così, verde. Dio santo, Barbara, che schifo. Che schifo, non mangerò più pesto per un mese almeno. Ah, hai pure il coraggio di chiamare quella pappa pronta pesto. Assomiglia di più alla merda della sorella di Barbie. Vabbè, ragazzi, grazie. Mi avete messo a dieta. Grazie mille. Salute. Salute. Dove eravamo rimasti? Mando Artemisia per posta. Giusto. Qui entreresti in gioco tu, Barbara. Dovresti andare direttamente a Lugano a trattare con Testa, indipendentemente dall'esito della telefonata di Nicola. Ti daremo questa. La vedi? È una telecamerina. La metterai nella tua borsa e registrerai tutto l'incontro. Sì, vabbè, ma è il caso? Direi di sì, perché non vorrei che questo tentasse di fregarci. Più occhi abbiamo, e meglio è. Ah, ricordati, là la roba si venderebbe a 3 volte tanto, per cui sfodera le tue grandi doti commerciali, diciamo. Lorenzo, era da tanto tempo che un uomo non mi faceva arrapare così. A proposito, questo Gianfranco testa di cazzo, che tipo è? Ecco, volevo parlarvene. Bisogna stare attenti con questo qui. È il classico corrotto, corruttore, arrivista e manipolatore. È uno di quelli che per il successo è disposto proprio a vendere anche l'anima. E per questo sono certo che Artemisia gli piacerà. Bene, e una volta pattuito il prezzo, suppongo che dovrò andarla a ritirare. Dove la ritiro? Il pacco arriverà in un ufficio postale di Lugano. Ti diremo poi noi quale. Poi andrai a consegnargliela in un luogo concordato nel primo incontro. Ma ti rendi conto di cosa le stai facendo fare? Ma fatti i cazzi tuoi, che c'ho più palle di te, cagasotto! Ma cagasotto un cazzo! Vaffanculo, io ci sto.